Carissimi amici, buonasera a tutti. Oggi vi mostro altri due acquisti effettuati dalla stessa persona e adesso andiamo a vedere questi due ciao un po' più nel dettaglio. Ricordo che sono già stati riservati, quindi non più disponibili. Partiamo da questo, è un TIN seconda serie. Io, se vi ricordate bene, avevo quello bianco e nero che poi ho venduto. Questo in condizioni non dico penose, ma di più. Forse si salvano solo i cerchi e i fianchetti, che basta dargli una pulita, una lucidata e sono come nuovi, però non sono di questo modello. I cerchi, come dicevo, anche sembrano buoni e lo sono, tranne in alcuni punti che è fiorita, come ad esempio qua vedete la vernice salta, quindi sono un po' ossidati e vanno riverniciati. Poi faro spaccato, qui tutto sbiadito e rovinato, la plastica qua è rotta, per non parlare poi delle condizioni della forcella, bruttissima, serbatoio anche. Un disastro, però si recupera chiaramente a pezzi. Vedete il serbatoio? Tutto arrugginito, figuriamoci dentro. E dentro non ho ancora guardato, ma se è rugginoso fuori, figuriamoci dentro. Le bandine sono a variatore, ma purtroppo non è a variatore. Vedete com'è sporco? E pensate che quando l'ho comprato era sporco il triplo di così. Non ve lo potete immaginare. Anche questo qua a fianco era sporco il triplo. Li ho comprati e non mi hanno manco dato una lavata. Ditemi voi come si fa a vendere un motorino senza manco dargli una lavata. O forse sarò io che sarò troppo preciso e tutti quelli che consegno cerco di farli arrivare al proprietario nella migliore condizione possibile, tutti puliti e lavati e lucidati anche qualche volta. Adesso una prima pulizia su questi l'ho fatta, vedete che è ancora bagnato per terra. Poi nei prossimi giorni procederò e li pulirò ancora se riesco. Va bene, questo l'avete visto. Passiamo invece a questo. Questo non so sinceramente se questo portapacchi cromato sia così. Intendo tutto il pezzo qua. Se sia originale oppure è un modello particolare, non lo so. Molto raro. Non l'ho mai visto sinceramente un portapacchi cromato. Poi questo assomiglia a un Ciao PX, però ha il faro messo in questa posizione, che di solito si trova leggermente più indietro, e poi ha la sella dei modelli precedenti. Io non so se sia un modello magari raro, particolare, prodotto per l'estero, oppure è stato modificato appunto così, perché di modifiche ne ha. I fianchetti sono diversi. Il variatore comunque c'è, è stata messa una marmitta proma o sito, quello che è, ma penso proma perché ne avevo una tempo fa. Sì, confermo, una proma, vedete. Poi penso gli abbiano messo un carburatore un po' più potente, sarà un 12-12 o un 13 pari, e poi penso anche un cilindro, quindi avrà un 65 o un 75. Particolare,
Vedete qua ancora non l'ho pulito bene, guardate com'era sporco. Proprio la terra sopra. Io dico, non dico almeno lasciarli perfetti, ma una lavata prima di venderli e di consegnarli non sarebbe male. Si è anche spenta la luce, purtroppo è tardi, sono le 8 di sera. E via. Ma un po' si vedono lo stesso, dai. Adesso vi saluto. Vi ringrazio per seguirmi sempre. Iscrivetevi al canale qualora ancora non lo foste, è gratuito, non vi costa nulla. Attivate la campanella per seguire i nuovi video, dove appunto vi arriverà l'avviso appena ne esce uno. Vi ringrazio, ciao a tutti.